Ciao a tutti, benvenuti su DP Climbing, io sono Daniele. Oggi vi voglio parlare di sospensioni e vi voglio mostrare anche dei protocolli per eseguire sospensioni submassimali o massimali. Da quando ho iniziato ad arrampicare ed allenarmi a secco, ho sempre eseguito le classiche sospensioni sui travi di arrampicata in cui con due mani andavo a sospendere. Qualora ce ne fosse stato bisogno, andavo a giocare o un po' con la dimensione delle tacche, delle prese che utilizzavo, o con i chilogrammi di zavorra che mi agganciavo all'imbrago, e qui appunto eseguivo tutti i miei vari protocolli. Da qualche tempo a questa parte invece preferisco eseguire le sospensioni andando a trazionare su una tacca utilizzando un portadischi, quindi ho un vero e proprio portadischi su cui posso calibrare attentamente il carico di lavoro e grazie a uno dei classici travi portatili vado ad eseguire delle sospensioni massimali. Oggi vi mostro come. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere costantemente aggiornati su tutti i futuri video che pubblicherò. Vi invito anche a venirmi a trovare sul mio canale Instagram DP Climbing, in cui cerco di pubblicare ogni 2-3 giorni dei video sempre solo riguardanti l'allenamento dell'arrampicata sportiva. Troverete anche degli estratti dei video molto più approfonditi e più ampi che pubblico qui su YouTube, li trovate anche lì e trovate infatti anche questo video. Prima di iniziare ad allenarmi volevo capire se eseguire la classica sospensione monobraccio sulla tacca da 2 cm, quindi con il braccio alzato verso l'alto, oppure invece sospendere trazionando, questa volta utilizzando il bender della Wise sulla tacca da 2 cm, trazionando, facendo queste sospensioni però con il portadischi dal basso verso l'alto, se il mio massimale cambiava eseguendo appunto il test in questi due modi. E quindi sono subito andato a fare un test di forza massimale di prensione utilizzando il progressor della Tyndek, che è questo dinamometro che registra quanti chili riesco a scaricare sulla tacca da 2 cm. In termini di meccanica del movimento, in realtà i muscoli target rimangono sempre solo i flessori delle dita e quello che cambia è soprattutto l'apporto della spalla, che da una parte è flessa con il braccio verso l'alto, dall'altra invece abbiamo il braccio adeso al corpo durante la trazione con il portadischi e la spalla quindi si trova in una posizione abbastanza rilassata. In entrambi i casi comunque è bene ricordarlo fin da subito: la spalla non deve essere mai passiva ma sempre a bella attiva, quindi dopo vi mostrerò dei video e vedrete che in entrambi i casi le spalle, così come il gran dorsale, i muscoli della schiena e i muscoli stabilizzatori della spalla, sono sempre belli attivati. Per quanto riguarda invece gli altri muscoli, più o meno lavorano nella stessa identica condizione, quindi abbiamo il braccio esteso non in blocco articolare ma leggermente flesso. Sono ovviamente, lavorano molto i muscoli, i flessori, gli estensori del polso, i flessori, gli estensori delle dita, il bicipite e il tricipite, come abbiamo detto. Poi invece la grande differenza è a livello dell'articolazione della spalla: da una parte la spalla è flessa, dall'altra in posizione neutra. Ho eseguito quindi i test di sospensione massimale utilizzando come dinamometro il progressor della Tyndek, che è molto facile e comodo perché ha la sua applicazione nel cellulare e riesco a registrare quanti chili di peso corporeo riesco a scaricare sulla tacca da 2 cm eseguendo una sospensione classica, o quanti chili invece riesco a tirare, a trazionare, sempre scaricando sulla stessa tacca da 2 cm dal basso, tirando dal basso verso l'alto. Il primo test l'ho eseguito ovviamente dopo un ottimo riscaldamento, tirando dal basso verso l'alto, quindi ho posizionato dei dischi per regolare un pochino l'altezza del mio corpo sul portadischi, a questo ho agganciato il progressor della Tyndek e a questo il bender della Wise, questo trave portatile molto molto comodo, con appunto al suo interno anche la possibilità di avere la tacca da 2 cm. A questo punto ho eseguito delle trazioni massimali in cui cerco di non scaricare subito tutta la mia forza sulla tacca da 2 cm, ma inizio a tirare sempre con il braccio bello steso e la spalla attiva, spingendo soltanto con le gambe, tipo modalità squat. Cerco di scaricare, quindi di spingere con le gambe
più che posso, e di raggiungere il picco di forza massimale nell'arco di 2-3 secondi, e questo picco riuscirò a mantenerlo per una frazione di secondo, per qualche decimo di secondo. Ho eseguito il test sia con il braccio destro sia con il braccio sinistro. Mi sono andato a riposare 3-5 minuti tra un tentativo e l'altro, e ho eseguito circa 2-3 tentativi. Normalmente proprio nel secondo tentativo si raggiunge il picco di forza massima. Ovviamente ho registrato tutti i valori dei test che ho eseguito, mi sono riposato altri 3-5 minuti e ho eseguito esattamente lo stesso test, invece questa volta nella posizione classica, con il trave portatile con il bender attaccato dall'alto. Anche qui sono andato a regolarmi l'altezza in modo tale da essere sempre in una posizione comoda. Ho eseguito il test, ecco, sempre in posizione half crimp. Per me è la posizione delle mani più naturale, perché avendo il mignolo abbastanza corto, nel momento in cui voglio utilizzarlo devo per forza andare ad arcuare leggermente le altre dita, quindi l'anulare, il medio e l'indice, quindi è la posizione per me più naturale. Sono andato a regolarmi, stavo dicendo, l'altezza del bender. Anche qui l'idea è, con la spalla bella ingaggiata, il braccio sempre completamente esteso, non in blocco articolare ma leggermente flesso, anche qui cerco di raggiungere il picco di forza massima di quanto riesco a scaricare sull'attacco di 2 cm nell'arco di 2-3 secondi, e anche qui cerco di mantenere il picco massimo per qualche frazione di secondo, che intanto viene registrato nel progressor della Tindec, che è questa app molto comoda che registra i dati direttamente sul cellulare. Anche qui prima il braccio destro e poi il braccio sinistro, e anche qui 3-5 minuti di riposo tra un tentativo e l'altro, e ho eseguito sempre 3 tentativi di sospensione massimale, registrando sempre comunque i dati. E a questo punto si vanno ad analizzare i risultati, e come potete vedere nel mio caso non c'è praticamente alcuna differenza tra l'eseguire le sospensioni classiche o andare invece a trazionare sempre sulla tacca da 2 cm dal basso verso l'alto. I miei valori raggiunti ballano circa tra i 57 e i 59 kg quest'oggi. Vi ricordo che sfortunatamente per noi i muscoli dell'avambraccio sono molti, perché sono 10 muscoli nell'avambraccio, tutti di piccole dimensioni, quindi c'è in realtà una grande variabilità anche quotidiana della forza che riusciamo ad esprimere con i nostri muscoli, con i flessori delle dita, con i muscoli dell'avambraccio. Detto questo, per me non c'è praticamente alcuna differenza, e quindi cosa sono andato a fare? Sono andato a fare un po' la prova del 9. Ho calcolato il 90% del mio massimale, e utilizzando il portadischi ho aggiunto su questo portadischi 55 kg, che è circa il 90% del mio massimale, e teoricamente sarei dovuto riuscire a eseguire delle sospensioni e a tenere queste sospensioni per qualche secondo. L'ideale durante i protocolli di sospensioni massime è utilizzare appunto circa il 90% del proprio RM, della propria ripetizione massimale, e su questa andare a fare delle sospensioni di 3-5 secondi. E come potete vedere il tutto funziona perfettamente, cioè effettivamente con 55 kg circa di zavorra, utilizzando sempre il bender della Wise, riesco a sospendere per 3-5 secondi, quindi il protocollo funziona molto bene. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di utilizzare i due sistemi? Nella sospensione normale, ovviamente, questo è un esercizio molto più specifico, quindi riproduce molto più fedelmente quello che è il reale movimento dell'arrampicata. Quasi sempre in arrampicata stiamo, tranne con i rovesci, non stiamo trazionando dal basso verso l'alto, ma stiamo sospendendo, scaricando sulle tacche o sulle prese il nostro peso corporeo. Quindi riproduce più fedelmente sicuramente il movimento arrampicatorio. Il grande svantaggio della sospensione classica
è che è meno precisa, riusciamo a regolare meno i chilogrammi che stiamo riuscendo a scaricare su questa tacca. O ci rifacciamo costantemente al progressor della Tindec e guardiamo quanti chili stiamo scaricando su questa tacca costantemente, o è difficile renderci conto su che valori stiamo lavorando, su quindi su che percentuali del nostro massimale stiamo eseguendo il protocollo di allenamento di sospensione. Anche se stiamo utilizzando invece il classico trave da sospensioni e quindi due mani, anche lì la scomodità è che dovremmo avere un imbrago, dovremmo agganciare a questo quasi sicuramente delle zavorre per eseguire le sospensioni, quindi è sicuramente più scomodo. Invece il grande vantaggio di utilizzare un portadischi e di utilizzare un trave portatile come il Bender è quello appunto che riesco a essere molto molto più preciso nel calibrare i carichi di lavoro, quindi è tutto molto più facile, molto più agevole. Ovviamente se volessimo eseguire un protocollo completo possiamo tranquillamente utilizzare i due metodi, magari in sessioni differenti con carichi differenti, per andare a lavorare sullo sviluppo della forza oppure ad esempio sullo sviluppo della resistenza alla forza. Quando eseguite le sospensioni trazionando dal basso verso l'alto utilizzando il portadischi, è importante avere sempre comunque la spalla bella attiva, così come i muscoli stabilizzatori della spalla, i muscoli scapolari e il gran dorsale, il braccio che è esteso di fianco al corpo, il portadischi con le zavorre utilizzate, con i carichi utilizzati, che cade proprio perpendicolare al terreno e sul vostro baricentro. In questa posizione, con la schiena bella dritta e quindi non inarcata, guardando davanti, andate a spingere con le gambe, solo ed esclusivamente con le gambe, sollevando il carico, sollevando il peso. Quindi il movimento è praticamente lo stesso di quando si esegue uno squat. Ricordatevi di non tirare con il braccio, quindi di non utilizzare il bicipite, ricordatevi di non assumere delle posizioni in cui siete inclinati troppo, avete la schiena piegata oppure siete tutti da un lato, dovete essere in una posizione molto stabile, il peso cade sul vostro baricentro, utilizzate solo ed esclusivamente le gambe per alzare il peso e il braccio, così come la spalla, devono essere molto attivi e ben stabili. Il protocollo delle sospensioni submassimali del 90% quindi è molto semplice, perché si va a calcolare il proprio massimale, si calcola il 90% di questo massimale e su questo 90% si eseguono delle sospensioni che durano tra i 3 e i 5 secondi, ci si riposa 3-5 minuti tra una sospensione e l'altra e si può iniziare tranquillamente con sole 3 ripetizioni fino ad arrivare a 6-8 ripetizioni massimali all'interno di una sessione. Ricordatevi di scaldarvi molto bene le dita prima di eseguire delle sospensioni e questa tipologia di protocollo. Ricordatevi anche che se il vostro focus è quello di incrementare la forza massimale dei flessori delle dita, degli avambracci, questo esercizio è bene che voi lo facciate prima di arrampicare, non fatelo a fine allenamento quando siete oramai stanchi ed è molto più facile a questo punto andare ad infortunarsi. È molto più difficile infortunarsi durante gli esercizi a secco che non arrampicando, ma prestate comunque grande attenzione. Benissimo ragazzi, per oggi è tutto, io vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un like a questo video, attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutti i futuri video che pubblicherò e vi ricordo sempre di venirmi a trovare anche sul mio canale Instagram DP Climbing. Io vi auguro una buona arrampicata e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!